Dopo il successo dell'anno scorso, ecco che l'Istituto Poi Domani di Modica torna ad omaggiare lo sport e l'aggregazione con la seconda edizione della Festa dello Sport. Lasciare quindi per un giorno i banchi e gli zaini per indossare tute e scarpette d'atletica e andare insieme a divertirsi in palestre e cortili accanto a insegnanti qualificati, reduci da diverse attività sportive che hanno accompagnato gli alunni nel corso dell'anno. Dal plesso Falcone al Denaro Papa, quindi tanto sport e divertimento, calcio, tennis, basket, scherma, salto in lungo, palla a mano, atletica, pallavolo e tanto altro ancora. Il tutto nell'ottica della cooperazione, della condivisione, del fair play e, come dicevano i latini, mens sana in corpore sano. Quest'anno anche il plesso Falcone e la scuola secondaria ha preso parte alla Festa dello Sport. Tutti gli alunni si cimenteranno nelle varie discipline sportive, che può essere il rugby, pallavolo, pallacanestro. E inoltre quest'anno assegneremo un premio per fair play ad un ragazzo o una ragazza delle classi terze che si sono distinte o distinti proprio per il fair play. Questo premio sarà intitolato a Thomas Frasca, che è un ex alunno di questa scuola, scomparso qualche anno fa. Ringrazio la dirigente scolastica che si è mostrata sempre disponibile e attenta anche a questo tipo di apprendimento e dell'importanza e all'importanza e alla valenza dello sport. Inoltre ringrazio anche per la loro collaborazione tutti i docenti del Plesso Falcone, nonché gli sponsor e i tecnici delle varie società sportive, senza i quali non si sarebbe potuta realizzare questa giornata. È una grande festa, diciamo, è un appuntamento il più atteso dell'anno, ormai è diventato, siamo alla seconda edizione, è un momento conclusivo di un anno di sport che ha visto partecipi tutti gli alunni della scuola primaria e anche secondaria e li ha visti impegnati in molteplici progetti che hanno svolto tante società sportive qui a scuola, che ha svolto il CONI e che si sono concluse nella giornata di oggi con questa bellissima festa in cui i bambini proveranno diverse discipline sportive, ce ne sono ben 19 oggi. Siamo qui stamattina per divertirci grandi e piccini in questa giornata meravigliosa, perché crediamo fortemente in quelli che sono i valori dello sport, il valore dell'aggregazione, dell'inclusione, dell'appartenenza, le regole del fair play, sono tutti capisaldi del nostro modo di essere ogni giorno qui in classe insieme ai nostri bambini. Stamattina rappresenta la fase conclusiva di tutti quei progetti che si sono svolti presso il nostro istituto durante tutto il corso dell'anno e siamo qui grandi e piccini per divertirci e per essere pronti da domani mattina a metterci al lavoro per la terza edizione della Festa dello Sport. Siamo alla seconda edizione della Festa dello Sport, considerato il successo della prima edizione che si è effettuata l'anno scorso, e ci siamo cimentati nell'organizzare questa seconda giornata che ha avuto un riscontro davvero positivo sia con i ragazzi che con i docenti nel clima della scuola, che punta molto sui valori che lo sport veicola, che sono quelli proprio del rispetto delle regole, dell'essere sempre contenti, allegri, nel saper accusare le sconfitte con fair play, e quindi ecco, sono tanti i valori che attraverso lo sport formano la personalità.